Tiene banco in Consiglio Comunale la messa in sicurezza degli edifici scolastici oggetto di un'interrogazione presentata dalla minoranza ed illustrata in aula dal capogruppo di Forza Italia Elisabetta Bianchi, che all'inizio della seduta si è vista bocciare dalla maggioranza una richiesta dettata da sopraggiunte esigenze lavorative volta ad anticipare la discussione al primo punto. La situazione delle scuole è stata illustrata dall'assessore ai lavori pubblici Mario Sinibaldi, che ha annunciato la sistemazione da settembre degli alunni della scuola primaria Masciangioli nei MUSP da collocare nel piazzale dell'ex caserma Cesare Battisti. Oltre alle 11 aule della Masciangioli per 196 alunni, nell'ex caserma Battisti andranno due aule dell'Istituto dell'Infanzia Collodi ed una dell'Istituto Montessori. Per quanto riguarda gli altri plessi, la Capograssi andrà nell'edificio di Via Dalmazia, dove troverà sistemazione anche l'Istituto Regina Margherita, la primaria Lombardo Radice, oggetto proprio stamane della firma per la consegna dei lavori, andrà provvisoriamente nei locali ex CIM nella zona artigianale, mentre rimarranno nelle sedi storiche la Secondario Ovidio, l'Istituto di Nello, la Scuola dell'Infanzia delle Marane, la Scuola dell'Infanzia Rodari, la Scuola Primaria di Bagnaturo per ospitare anche un'aula della Scuola dell'Infanzia e poi ancora l'Istituto dell'Infanzia Celidonio rimarrà nell'asilo di Via L'Aquila, così come la Scuola Secondaria Serafine e la Primaria di Stefano, che resteranno rispettivamente in Via Alessandro Volta e Viale Roosevelt, sedi mutate inoltre per le Scuole dell'Infanzia di Via Crispi e Via Angelone. In merito al liceo classico, l'assessore Sinibaldi ha annunciato che a giorni verrà rilasciata l'autorizzazione sismica, ma proprio sulla scuola di Piazza 20 Settembre disappunto è stato manifestato dall'esponente di Forza Italia Elisabetta Bianchi, in quanto non si capisce quando cominceranno i lavori, e poi aggiunto non è stato detto nulla sul Denino Morandi. Poco dopo mezzogiorno, come preannunciato, il consigliere Bianchi ha dovuto lasciare l'aula per impegni di lavoro, ma ha lanciato accuse di sgarbo nei suoi confronti da parte della maggioranza, che non ha voluto accettare la richiesta di anticipare la discussione sulle scuole. Avete qualificato le nostre idee per cortesia. Io a lei non faccio nessuna cortesia. Quinto punto all'ordine del giorno. Mi faccio fuori da quest'aula. Se non le piace, io non la faccio fuori per rispetto del ruolo istituzionale che lei riveste. Assolutamente, non mi permetterei mai di cacciare fuori da un'aula di consiglio un consigliere eletto dai cittadini. Però invito a moderare il tono.